Oggi è la giornata mondiale della sanità. In questi giorni è passato al Senato un disegno di legge che praticamente mette in allarme i fumatori, per cui su ogni pacchetto di sigaretta verrà scritto nuoce gravemente alla salute. E qui si apre il grave problema del fumo tabacco, sigarette. Ne parliamo oggi con il sottosegretario alla sanità, senatrice Elena Marinucci. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Io la stimo molto perché lei è una donna estremamente impegnata, socialmente, politicamente, ma lo fa, come posso dire, in maniera accessibile per noi cittadini. Grazie. Riusciamo a capirla molto bene. Grazie. E quindi vorremmo sapere da lei di questo disegno di legge che è stato approvato dal Senato e adesso toccherà alla Camera. Io devo dirle, devo ricambiare tutta la mia stima e simpatia, devo dirle che ogni volta che si va fuori anche dall'Italia, il nome che più è conosciuto dagli spettatori, i telespettatori, che anche da altri paesi vengono alla RAI, è Raffaella Carrà. Glielo voglio dire con affetto. Grazie, questo è merito della RAI, che irradia le sue trasmissioni in ogni paese. Grazie. Grazie. Allora, veniamo al problema del fumo. Allora, oggi, come lei ha detto, è la giornata mondiale della sanità ed è molto importante dire che questa mattina, in occasione di un simposio sulle malattie respiratorie che si è tenuto alla Telmidas, organizzato dalla Federazione delle Malattie Respiratorie e Polmonari, il professor Catena e il professor Quaranta hanno consegnato una medaglia d'oro al dottor Montironi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un italiano che dirige questo progetto Tabacco o Salute all'OMS. Perché? Perché in effetti bisogna sapere che il fumo fa molto male. È la causa in Italia di 140.000 morti, uno ogni 4 minuti. È una malattia di cui non si vuol sapere niente, ma fa morire molte più persone che gli incidenti automobilistici, che l'AIDS, che gli incidenti domestici, che sono al secondo posto tra l'altro dopo quelli stradali. Come lei mi ha chiesto, c'è una legge, una piccola legge molto importante, che è stata approvata al Senato, che almeno spiegherebbe a chi va a comprare il pacchetto di sigarette che fumare fa male, ma la Camera non l'ha ancora approvata. Ho capito. Insomma, fa male anche se uno ne fuma un pochettine. Sì, lei fa male anche se ne fuma un pochettino. Io non fumo, ovviamente. Ma fa male anche se ne fuma un pochettino. Si raddoppiano tutti i rischi di malattie respiratorie fumando, anche poco. È piena di fogli, piena di dati. Allora, dunque, soprattutto una cosa, questo è vero, che chi fuma, sa i rischi che corre, esatto. Ma non è giusto che chi non fuma e sta accanto a uno che fuma una sigaretta, ovviamente ne subisca le conseguenze. Giusto? Questo è il problema. Tra l'altro molti ripetono a torto che il fumo passivo non è nocivo, invece ormai gli scienziati hanno dimostrato che il fumo che esce dalla sigaretta, il fumo laterale si chiama, danneggia anche i non fumatori. Se in una stanza, in un luogo d'ufficio, una persona che non fuma è seduta vicino a dei forti fumatori, ogni ora assorbe tanto danno alla propria salute dalla nicotina, dal carbonio, come ogni fumatore quando fuma una sigaretta. Ho capito, va bene. È la verità. Quali sono i danni del fumo? Tanto li sappiamo, però li ridica, perché così uno a forza di ascoltare in realtà si convince che fumare. Sì, bisogna saperlo. Ogni anno nel mondo muoiono 3 milioni di persone, 8.000 al mese. Bisogna dire, 8.000 al giorno, 240.000 al mese, vuol dire come una città medio grande muore al mese per il fumo nel mondo. Si calcola che i giovani che fumano oggi, fra i 25 anni, un quarto di loro sarà morto per il fumo. Però c'è una cosa molto importante, i giovani stanno rinunciando a fumare. Dai dati che noi abbiamo, sia del mondo, dell'OMS che dell'Italia, constatiamo che c'è una disabitudine al fumo sempre crescente. In Italia c'è stato un calo considerevole del 14%, e coloro i quali stanno abbandonando il fumo o non entrano nell'abitudine di fumare sono i giovani. Senta, e fa più male alle donne o agli uomini? Fa male alle donne in gravidanza, evidentemente, il prodotto del concepimento ne subisce gravi danni. Vorrei dire però che, contrariamente a quello che si dice, non è vero che sono le donne il maggior numero dei fumatori nel nostro paese, perché sono ancora gli uomini, nel senso che il 29% dei fumatori è donna e il 40% dei fumatori è uomo. E quindi ancora sono gli uomini. C'è però una certa tendenza in salita da parte delle donne, e questo credo si spieghi con l'attenzione, la preoccupazione che le donne oggi hanno entrando in un mondo del lavoro che è ancora prevalentemente maschile, che crea disagio, e allora pensano di rafforzarsi fumando, si può perdonare. Ho capito. Un'altra domanda.
esistono in commercio dei prodotti che in teoria ti aiutano a non fumare. Che cosa ne pensa lei? Credo che sia giusto anche utilizzarli per disaffezionarsi, per lasciare l'abitudine al fumo. Beh, il Ministero della Sanità con la Lega della Lotta contro i Tumori fa dei corsi molto frequentati nei quali si insegna a come fare ad abbandonare man mano l'uso del tabacco, e credo che sia più importante, perché è la forza di volontà che deve essere costruita per rinunciare a un'abitudine che è sicuramente solo negativa. È solo negativa, certo. Solo negativa, sì. Cioè, questo servizio l'ha preparato Francesca Saitto, la nostra caporedattrice, la quale non fuma. Non fuma nessuno. Brava, brava. Non bisogna fumare, bisogna dare l'esempio di non fumare. Va bene, vorrei concludere questo servizio. Sì. Le posso offrire una sigaretta? No, proprio no, preferisco una caramella. E dille... Io mi sono occupata spesse volte nel nostro programma della domenica dei problemi della sanità, cioè domandando e chiedendo sia al ministro De Lorenzo sia al professor Aiuti, e adesso che ho lei qua, cosa si sta facendo perché si possa migliorare la situazione in alcuni ospedali molto grandi delle grandi città. Fortunatamente nelle città più piccole ancora va tutto meglio. Esatto, brava. Soprattutto perché abbiamo avuto delle immagini. Lei sa che noi abbiamo il venerdì sera un concorso di giovani giornalisti televisivi che si chiama Inviato Speciale 1990. Sì. E alcuni di questi ragazzi ci hanno portato delle immagini che veramente gridano vendetta da sole. Ecco, io lo so che è un problema molto difficile, so anche che state raggiungendo, avete firmato dei contratti. Sì, il contratto. Dunque ci sono alcune novità. Intanto, tornando al fumo, il Ministro della Sanità ha inviato a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e anche alle parti sociali, quindi voglio dire anche ai sindacati, una lettera con cui propone una regolamentazione concordata dell'uso del fumo negli uffici, nei posti di lavoro. Vale a dire, nell'attesa che il Parlamento faccia una legge, e magari anche cercando di farne a meno, si sta cercando da parte del Ministero della Sanità di svolgere quest'opera di persuasione affinché d'accordo datori di lavoro e lavoratori scelgano di regolamentare i luoghi di fumo. Si dice, ma allora voi volete mettere i fumatori in una stanza? Beh, era questo che si faceva nel passato, un fumare, sì, un posto dove vanno i fumatori. Guardi, c'è già da Mosca a New York, cioè voglio dire dalla Russia agli Stati Uniti, in realtà ci sono dei ristoranti che hanno delle sale piccolissime, fumosissime, per cui tu alla fine, pur amando una sigaretta dopo cena, voglio dire, insomma, praticamente scegli la stanza dove non si fuma, perché l'altra proprio sembra una specie di ciminiera. Insomma, si sta cercando attraverso la spinta, diciamo, di raggiungere un risultato. Messaggio è arrivato, fumare fa male. Sull'altra cosa che lei diceva, è vero, questi ospedali vecchi purtroppo erano vecchi già prima della riforma. Quest'anno però c'è un'importante novità. L'articolo 20 della legge finanziaria dell'88 ha liberato grossi finanziamenti per rimettere in ordine i vecchi ospedali e anche per costruire, se occorre, altre strutture e per acquistare la strumentazione. Stanno partendo in questi giorni e dunque questo è molto importante. Contemporaneamente si è chiuso finalmente il contratto, dunque i sanitari, specialmente i medici e gli infermieri, penso che riprenderanno il loro lavoro con entusiasmo. C'è qualche malinconia da parte delle figure sanitarie e non mediche che non sono state altrettanto ben trattate, ma c'è il disegno di legge di riordino che sta cominciando adesso il suo iter legislativo, su cui De Lorenzo lavora molto bene e che è destinato a cercare di far funzionare il nostro sistema sanitario nazionale, che io credo va difeso. Certamente va difeso. La ringrazio, senatrice Marinucci. Grazie. E le auguro buon fine settimana. Altrettanta. Non accenderò mai una sigaretta se non prima penserò a quanto fa male. Grazie della sua lezione, soprattutto grazie tante. Raffaella. Sì, Gio Bip, dimmi. È stata una lezione interessante sul fumo. Com'è? È stata una lezione interessante sul fumo. Tu fumi? No, io non sapevo che cos'era, adesso lo so. Adesso lo sai, e sai quanto fa male. Va bene, Gio Bip.